Andiamo? Andiamo. Cos'è? La prima volta che la pulizia è una cosa che si fa ogni tot anni sostanzialmente. I sedimenti già c'erano negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70. Negli anni 80 si è stato fatto uno studio e si dice allora questo è un profilo di equilibrio dei sedimenti. Facciamo uno sgrigliatore così non ne arrivano di più tronchi, rami, tutto il materiale grossolano viene trattenuto e questo profilo di sedimenti lo manteniamo diciamo negli anni successivi, sapendo che gli interventi strutturali sono altri, sono la laminazione piuttosto che altri interventi. Questo è tutto materiale che verrà ovviamente tolto, che si era accumulato e che è uno di quei punti critici dove comunque deve servire a fare manutenzione. Abbiamo dentro un paio di scavatori che movimentano, portano in questa posizione e rimuovono. E questo è comunque il punto più critico, diciamo. Sì, perché qui adesso lo vediamo, c'è la confluenza della Martesana con il Seveso, per cui sostanzialmente questo è il punto dove si accumula più detriti, perché una volta finito l'evento poi tende un po' a sedimentare. E quindi negli anni, piena. Questo è uno dei punti probabilmente più critico di tutto il tratto tombinato. Come vedrete, in realtà la parte diciamo di luoghi comuni che di solito c'è sul Seveso, quindi è ostruito, ci sono le macchine perché ci sono le carte, c'è niente di questo genere, sono tutti detriti di questo tipo. È un'attività ordinaria che ritenevamo importante fare, se non si fanno le vasche tutto questo è francamente inutile insomma. Sullo sgrigliatore rimuoviamo più o meno 1000 metri cubi all'anno, quindi ogni anno 1000 metri cubi. Questi appalti che avvengono mediamente ogni 10-15 anni si rimuovono 2500 metri cubi, quindi più o meno stiamo parlando in tombinatura si rimuovono 100 metri cubi all'anno, sullo sgrigliatore più di 1000 all'anno, perché lo sgrigliatore è il punto dove vengono intercettati i sedimenti e il materiale galleggiante viene rimosso. Come spiegato prima l'ingegner Marelli, non vanno assolutamente rimossi tutti i sedimenti, ma va solamente ricostruito il perimetro di quello che ci troviamo in fondo, perché sennò sposteremo l'esondazione più avanti. Quindi c'è un profilo ideale del Seveso che è stato disegnato nell'80. E si va a ricostruire quello, quindi andando a rifare delle altezze in base a quello, insomma, no? Assolutamente. E praticamente questa è la Martesana, per esempio. Il Seveso viene da là, quindi quando c'è la piena, qui fa forza. E qui si creava la massa di detriti. Questo è l'accesso ai responsabili delle acque reflue, i laboratori. Okay. Questa è la tipologia. Così è. Cioè sassi, terra. Detriti classici da legni. Qualcosina appunto basta.